Ed ecco la nostra nuova campionessa Martina, che non sta nelle mosse, com'è? Alle mosse. È vero, proprio. E proprio l'impazienza. Martina, qua dobbiamo tirar fuori la nostra parte subacquea, cioè respirare, continuare a respirare per, come dire, fronteggiare ovviamente la comprensibile tensione. Non ti chiedo niente, non ti distraggo. Piano piano metti la cuffia, diciamo che ci immergiamo, andiamo giù tra le parole, che è un'immersione meravigliosa. Va bene la cuffia? Noi ci siamo, i prof di là, io di qua, tutta la famiglia, a casa spero ci siano le altre famiglie che compongono la nostra gigantesca famigliona della ghigliottina e dell'eredità. Pronti? Posso andare? Sì. E ghigliottina sia con la nostra nuova campionessa. Martina, cominciamo. Acqua oppure aria? Acqua. Ghigliottina. Ripartiamo. Prima parola, aria. Adesso. Vestito. Divisa. Divisa. Ghigliottina. Calma. Proviamo a immaginare, a scegliere con un'altra, come dire, con un altro istinto. Aria, vestito, proviamo a non dimezzare, cerchiamo. Civile, soldato. Civile. Ghigliottina. Brava, dai, non molliamo. Aria, vestito, civile. Adesso Martina, puoi scegliere passata, puoi scegliere succo. Passata. Ghigliottina. Brava anche questa volta. Passata, civile, vestito, aria. L'ultima, quale sarà? Messa? Fissa? Fissa. Ghigliottina. Martina ha cambiato strada, ha cambiato strategia, non ha dimezzato più. Giocherà per 45.000 euro. Le tue parole, aria, vestito, civile, passata, fissa. Hai un minuto da adesso, Martina. Buon viaggio, dai! Questa è l'ora di scrivere per i campioni, per la campionessa, nello specifico Martina da questa sera. Per voi è ancora l'ora di giocare, magari è l'ora di tornare a casa e chiedere: e la ghigliottina? Stiamo qua. Aria, vestito, civile, passata, fissa. Quando vuoi, se ancora devi cancellare e scrivere, io ho ancora un secondo, Martina, e poi ti dovrò chiedere la parola. Grazie. La copriamo, la parola della campionessa. Puoi liberare
i tuoi capelli dalla cuffia. E adesso siamo tutti insieme, non c'è bisogno che tu sia isolata, eventualmente anche ti suggerissero la parola vincente. Ormai hai scritto e hai consegnato aria, vestito, civile, passata, fissa. Sia qua in teatro, a casa, potete ancora immaginare, cambiare idea, cambiare parola, trovarla, esultare, scrivere. Allora, Martina, le parole sono queste. Hai dimezzato all'inizio, poi non hai dimezzato più, giochiamo per una bellissima, importantissima cifra, 45.000 euro. Io giro la tua parola e poi ci racconti. Ok. Vado, eh? La nostra nuova campionessa Martina stasera ha scritto camera. Prego. Allora, ho pensato la camera d'aria delle biciclette, delle gomme delle biciclette. Tu sei appassionata, vai? No, il babbo però sì, quindi per osmosi qualcosa è passato. Certo. La camera d'aria della bicicletta per osmosi con papà è bellissimo. Vestito da camera, magari una vestaglia, pensato. Sì. La camera civile magari è un ente, non lo so. E poi le ultime due in realtà non sono riuscita a unirle. Guarda, camera fissa si può fare, cioè può essere, ha un senso, e parliamo di telecamere o macchine da presa. E vi ricordate la bellissima camera caffè, la sitcom? Quella è una camera fissa. E passata in camera, già vista mamma, passata in camera. Oppure la passata di pomodoro, tu sta in camera. Che Cerelli mica te fa assaggia niente quando vado, c'ha sempre le cose da mangiare di là. Una camera civile, proviamo a sistemarla, una camera dove non si litiga, una camera civile. E poi il vestito, io ho la giacca da camera, noi da una certa età, dopo l'eredità, dopo il TG1, abbiamo in camera il vestito da camera, oppure in camera c'è il vestito, va bene, la camera d'aria è perfetto. E perché, mannaggia, io pensavo che magari ci fosse ancora così il 2 giugno, no? Passata. E quindi pensavo ci fosse ancora l'aria di festa. L'aria di festa. Il vestito della festa, vestito per la festa. Oh, dove te ne vai tutto vestito a festa, signor Cerelli, professore? Una festa civile. C'è religiosa, c'è civile, il 2 giugno, appunto, il 1 maggio, il 25 aprile, festa importantissima, festa civile, festa fissa, lo sapete, ci sono delle solennità, il Natale è una festa fissa, ci sono altre festività, la Pasqua ovviamente non è una festa fissa, ci riferiamo al calendario, alla data. E poi, ai ai ai, e qua sempre per la serie, che la riconoscenza è il sentimento del giorno prima, che te fanno il favore. Passata la festa, gabbato lo santo, cioè il giorno prima ci raccomandiamo, te prego aiutami, poi te fanno quel favore e appunto passata la festa, gabbato lo santo. E invece no, dobbiamo vivere con la riconoscenza come uno dei nostri valori, se ci hanno fatto un favore ce lo dobbiamo ricordare e dobbiamo essere riconoscenti. E qui la festa in parte sì, in parte no, perché la campionessa...